Porte aperte questo fine settimana al deposito rotabili storici di Pistoia, gestito dalla Fondazione FS, dove sono custodite decine di locomotive a vapore, diesel ed elettriche che hanno fatto la storia delle ferrovie italiane. L'evento sarà la prima riapertura al pubblico delle officine dopo oltre 2 anni di stop a causa della pandemia. Un'occasione da non perdere per visitare quello che è a tutti gli effetti un museo a cielo aperto con pochi eguali in Italia. L'area è molto grande, ricca di spunti di interesse ferroviari e non solo. Il deposito di Pistoia si estende infatti su una superficie totale di 25.000 metri quadri, di cui 5.000 all'interno. La sola rimessa, dove avvengono la maggior parte delle riparazioni sui rotabili, ha una superficie di 2.500 metri quadri. L'ingresso è previsto da Piazza Dante Alighieri. La prima apertura degli ingressi è prevista sabato alle 9, con chiusura alle 17.30. Come nelle precedenti edizioni, una volta entrati nel deposito, i visitatori potranno ammirare le officine dove le maestranze della Fondazione FS effettuano la manutenzione alle antiche locomotive. Sia sabato che domenica un treno storico speciale porterà i visitatori a scoprire la stazione di Valdibrana e la sua rampa di lanciamento, recentemente restaurata dalla Fondazione FS, fino al borgo di Piteccio, dove verranno accolti dai soci del gruppo federmodellistico Porrettana.